Bene, la senatrice Felicia Gaudiano, sulle problematiche ambientali della provincia di Salerno. Grazie Presidente. 3 minuti. Vorrei portare l'attenzione su un tema che interessa direttamente la regione Campania, precisamente la località di Persano nel comune di Serre, in provincia di Salerno, e che riflette i suoi effetti sulla credibilità del nostro Paese nelle relazioni internazionali, ma soprattutto sull'impatto ambientale di scelte scellerate. Si tratta della vicenda relativa a 7.900 tonnellate di rifiuti che la Tunisia ha rispedito al mittente dopo aver asserito che dall'Italia erano partiti oltre 200 container contenenti rifiuti indifferenziati misti a rifiuti ospedalieri. In conseguenza del presunto comportamento illecito delle ditte italiane che hanno trattato e spedito i rifiuti dall'Italia alla Tunisia, le autorità tunisine hanno aperto delle indagini a seguito delle quali la Regione Campania ha stipulato un'intesa per il rientro dei rifiuti in Italia. Dal 22 febbraio scorso questi rifiuti di dubbia provenienza stazionano nel porto di Salerno e il rischio di un disastro ambientale in Campania è ancora una volta dietro l'angolo. Le associazioni ambientalistiche hanno provato in ogni modo possibile a fermare il rimpatrio di questi rifiuti di dubbia provenienza, ma purtroppo il peggio non è stato in alcun modo scongiurato. Nonostante i sigilli dei container apparissero manomessi e non vi fosse alcuna certezza riguardo al loro contenuto. A completare il quadro già di per sé drammatico è la scelta della destinazione finale di questi container che verranno trasferiti in località Persano, nel comune di Serre, in provincia di Salerno, in vista del loro avvio a smaltimento e recupero presso ulteriori destinazioni. Il sito in questione è ubicato all'interno di un'area naturalistica di altro pregio ambientale, l'oasi WWF di Persano in Salerno, cosiddetta zona umida di importanza nazionale, caratterizzata dalla presenza di ambienti naturali incontaminati. Ancora una volta a pagare le spese della negligenza saranno territori di alto valore geologico. La Piana del Sele, la Regione Campania, signor Presidente, non è purtroppo nuova a tali disastri. Per questo oggi mi trovo costretta ad appellarmi a tutte le istituzioni coinvolte affinché si tuteli quando più possibile questo territorio da danni ambientali inestimabili, che vedranno quali vittime incolpevoli le nuove generazioni e il patrimonio ambientale del nostro Paese. Grazie.